30 anni di informatica in Valposchiavo. In realtà saranno di più, ma ufficialmente 30 anni fa venne fondata la società Studio Picas, che è una società anonima. Io e Sandro come primi titolari dell'azienda. E nell'88 la tecnologia era abbastanza avanti e i prezzi erano abbastanza abbordabili, in modo che si poteva introdurre in un ufficio il PC, che era soprattutto per scrivere e per calcolare. All'inizio degli anni 90 abbiamo cominciato a tradurre i primi software dal tedesco all'italiano e siamo poi diventati il distributore ufficiale per la Svizzera italiana, quindi non solo per la Valposchiavo ma anche per il Canton Ticino. Da qui poi l'apertura della succursale a Lugano nel 93, mi sembra, e da lì abbiamo cominciato a crescere in quanto abbiamo cominciato a informatizzare le prime aziende diverse in Valposchiavo, ma poi sempre di più anche in Ticino. Siamo cresciuti negli anni anche in Ticino. Proprio di questi giorni, l'ultimo passo è stato quello dell'acquisizione da parte di Studio Picas della Somazzi.net SAGL di Andrea Somazzi, che è attiva prevalentemente in Engadina. Quindi questo è un ulteriore progetto per ampliare assieme ad Andrea il nostro raggio d'azione e naturalmente per ampliare continuamente anche le competenze dei nostri collaboratori. Presso questi uffici al Vial della Stazione a Poschiavo ha sede anche la Cortesi Costa e Associati, studio fiduciario. Ecco, le due società, Picas e Cortesi Costa, lavorano a stretto contatto, parte del personale lavora addirittura per le due società e questo ha fatto un po' la fortuna del nostro gruppo, se così lo vogliamo chiamare, perché riusciamo a dare, diciamo, un supporto a 360 gradi ai nostri clienti. Una parte importante della nostra attività dei primi anni era anche la didattica, la formazione, perché l'informatica era veramente una nuova scienza e la gente veramente si trovava sprovveduta davanti a queste nuove macchine. Oggi è molto diverso perché le nuove generazioni sono nate con questa tecnologia. Approfitto per invitarvi alla Expo Valposchiavo, in cui mostreremo anche alcune applicazioni di realtà virtuale con un visore. Praticamente ci si immerge in un mondo virtuale tridimensionale, che è abbastanza impressionante per quelli che non hanno ancora avuto l'esperienza, una simile esperienza. Si potrà capire da questo anche gli ulteriori sviluppi dell'informatica, perché presenta ancora, anche questo settore ha sempre ancora un grande potenziale di sviluppo.